Comincia la settimana con Oroscopando per la gioia di tutti voi che aspettate questo momento. Questa mattina lo potete trovare su www.spettacolandotv.it, da questa sera in replica fino a domenica alle ore 23:30 su Teletibur, canale 89 119 622 del digitale terrestre e poi in streaming su www.teletibur.it. Io vi ricordo sempre ovviamente l'appuntamento ogni lunedì alle ore 7:25 con il gioco delle coppie su Radio Cusano Campus alle ore appunto 7:25 la mattina 89:100. Detto questo, poi seguitemi sui social, ovviamente Facebook è più di tutti e Instagram. E poi mi raccomando, tenete a mente di mettere ogni volta l'iconcina alla campanella, cliccate sulla campanella perché sennò non ha senso vedere l'oroscopo, essere attenti, vedere le previsioni ogni settimana e poi non mettere l'iconcina con la mela. Mi raccomando, vi prego, vi prego, vi prego, date la vostra preferenza a Oroscopando. Vediamo questa settimana come va. Detto questo, cominciamo con l'oroscopo che va dal 14 al 20 dicembre, quindi inizia questa mattina, oggi. Cominciamo con l'Ariete, che è un segno di fuoco. Siete affabili finalmente al top per affrontare l'amore della vostra vita, anche se ci saranno delle critiche da parte di chi è al vostro fianco. Sarete passionali e coccolosi come non mai, pronti ad esaudire qualsiasi desiderio di chi amate, generosi verso gli affetti e pronti ad essere d'aiuto a tutti. 5S va benissimo per l'Ariete, mi raccomando. Terra, segno di toro, e terra, cioè toro, segno di terra. Scusate, oggi. Toro, segno di terra. Sarete riflessivi, ma a darvi del filo da torcere in questa settimana saranno i sentimenti. Colpa anche del vostro carattere che spesso e volentieri si mette sulla difensiva nei confronti di chi non la pensa come voi. Cercate di rivedere alcune spigolosità del vostro carattere e vedrete che le cose andranno meglio. 3S. Gemelli, segno d'aria, sarete mondani, pronti a divertirvi e a divertire gli altri. In amore avete voglia di far andare bene le cose con il vostro partner di sempre e il vostro umore vi aiuterà in questo periodo. Coinvolgerete il vostro partner in serate movimentate dove tu sarai al massimo delle potenzialità affabulatorie. Sex in aumento. 5S. Cancro, segno d'acqua, qualcosa si sta muovendo per il meglio. Devi solo crederci e andare avanti. Sei un po' debole psicologicamente e questo ti pone in maniera sbagliata nei confronti della vita. Devi pensare di più a te stesso e a te stessa o a te stessa, fortificarti nei confronti delle asperità del quotidiano. Un periodo favorevole che dipende molto dalla tua interiorità. Sii più accogliente con te stesso. Amore bollente con chi ami da tempo, luci soffuse e coccole bollenti con la tua metà. 4S. Leone, segno di fuoco, siete destabilizzati, non siete al top con l'umore, state attenti a non fare facili investimenti in questo momento. Vi consolerete con l'amore che vi farà compagnia in questo periodo non facile dal punto di vista umorale. Il sesso vi farà stare meglio in questi momenti di nervosismo. 4S. Vergine, segno di terra, gran parte della settimana andrà alla grande per voi nelle faccende professionali, ma poi negli ultimi giorni, complici il cambiamento planetario, non sarete scanzonati come prima. In amore cercate di trovare il giusto equilibrio tra quello che vorreste e quello che potete avere in questo momento. Insomma, accontentatevi per non cadere in situazioni peggiori. 4S. Bilancia, segno d'aria, l'amore va con il battito in poppa. Avrete voglia di fare progetti con la vostra dolce metà e ritroverete una passionalità che non pensavate di avere. Organizzate qualcosa di piacevole con il vostro amore, magari una scenetta a lume di candela con cibo da asporto perché non avete doti culinarie eccelse, diciamola tutta. 5S. Scorpione, segno d'acqua, non siete al top, avete problemi di comunicazione con tutti, soprattutto in amore, dove non riuscite a dare quello che dovreste a causa del vostro umore altalenante. Cercate di non perdere le staffe e di pensare positivo, anche se il momento non vi deve far adagiare sugli allori. Self control.
3S. Sagittario, segno di fuoco, il lavoro va alla grande, i progetti attuati da tempo potranno diventare realtà sotto questo cielo. Cercate solo di non essere impazienti, le occasioni si volgeranno a vostro favore. In amore non bruciate le tappe con la vostra dolce metà, sarà tutto naturale solo se non forzate gli eventi e i sentimenti riprenderanno quota dopo un periodo di defiance. 4S. Capricorno, segno di terra, i momenti che state vivendo non sono dei migliori. Hai bisogno di cambiare la tua vita per rendere al meglio, ma non si può rivoluzionare tutto in un momento. Dovete fare le cose con calma e determinazione. Non forzate gli eventi e aspettate il momento buono per trasformare la vostra esistenza. 3S. Acquario, segno d'aria, siete speranzosi. Dovete essere speranzosi anzitutto, perché troverete sicuramente il momento giusto per agire sul vostro futuro, che avrà tra non molto dei cambiamenti inaspettati. Ora dovete combattere con il vostro altalenante umore e trovare la calma necessaria per svolgere la professione di sempre, anche se non dà le soddisfazioni sperate. In amore tutto nella norma. 3S. Pesci, segno d'acqua, siete nervosi, soprattutto le amicizie di sempre non sono positive. Trovate negli altri molta falsità e non riuscite a capacitarvi di questo, dal momento che avete dato tanto per ricevere poco. Anche in amore c'è qualcuno che non è sincero e dovete rivedere il rapporto per non passare dalla parte del grande ingenuo, della grande ingenua, che può essere raggirato in ogni momento. Arriveranno tempi migliori, almeno si spera. 3S. Oroscopando finisce qui, e ripetiamo che l'oroscopo va dal 14 al 20 dicembre, quindi questa mattina lo trovate su www.spettacolandotv.it, oppure da questa sera replica fino a domenica su Teletibur, canale 89 119 622 del digitale terrestre, in streaming su www.teletibur.it. Io vi do appuntamento come sempre ogni lunedì alle 7 su Radio Cusano Campus 89 100, per un quarto d'ora, 20 minuti in mia compagnia, in una trasmissione molto divertente con delle ragazze stupende che la conducono, e colgo l'occasione per salutarle e ci vediamo appunto ogni lunedì alle 7:25 con il gioco delle coppie. Vediamo come i segni interagiscono tra loro in amore questa settimana. Ciao a tutti!